ottava edizione, 7 colli, si è appena conclusa un successone. Mi trovo adesso qui con l'attore Enzo Garramone. Garramone, posso confermare, ottava edizione, ma soprattutto posso confermare che i colli c'erano tutti e sette, tutti e sette ci stavano, non ce ne mancava nemmeno uno. Ecco, poi abbiamo avuto l'occasione anche di vedere il fair play di Roma-Lazio, perciò non solo tifosi della Roma ma anche della Lazio, come giusto che sia. Assolutamente, un derby, speriamo all'insegna esatto del fair play, del calcio spettacolo, e ne sono certo, perché in questo momento veramente sia la Roma sia la Lazio, io credo che negli ultimi anni questo forse è l'appuntamento più bello che trova due squadre in grande forma e che esprimono un calcio veramente bello, quindi io credo che sarà un grande derby. Ecco, sicuramente sì, ci sarà molta, come possiamo dire, molta voglia di vincere da ambe due parti. E vabbè, è chiaro, la Roma punta, anche perché ironia della sorte, in questa giornata alle 15 gioca il derby Roma-Lazio e la sera c'è Napoli-Juventus, quindi in pratica le prime e la seconda che si scontrano con le terze in classifica. Informatissimo. Sempre informato, quindi ovviamente noi del Napoli, i romanisti e anche i laziali, ma soprattutto i romanisti si augureranno che noi del Napoli facciamo un miracolo. Devo dire che noi nelle partite importanti con Benitez sono quelle a cui difficilmente toppiamo, a noi sono le piccole che ci danneggiano, quindi i romanisti secondo me hanno buone speranze. Però state attenti alla Lazio, perché la Lazio, al di là che sta in grande forma fisica, veramente gioca un bel calcio e c'ha un Felipe Anderson che è una grande sorpresa e credo che non so quanto riusciranno a trattenerlo a Roma, perché è veramente forte. Perfetto, allora qualche anticipazione invece come attore, cosa hai fatto ultimamente e qualche news? Allora guarda, io sto scrivendo adesso uno spettacolo, non dico niente per scaramanzia, sto scrivendo questo spettacolo comico che terminerò entro un mesetto dovrei completare, dopodiché andrà in scena e quindi poi ovviamente informerò. Nel mentre mi diverto ad andare molto spesso a Reality Sport, che è su una rete, che stasera erano anche presenti su Canale 21, sì. Sono sempre lì, parlo del mio Napoli ma parlo in generale del calcio, perché noi amiamo il calcio al di là della bandiera. Ecco, grande Maradona, ricordiamo. Noi c'eravamo a Maradona, loro c'hanno il capitano. Che noi abbiamo il capitano. 38, io dico sempre questo, a 38 anni essere quasi sempre ancora il migliore in campo la dice tutta sul talento immenso del grande capitano Francesco Totti. Però ripeto, in casa Lazio sta crescendo veramente, sta venendo fuori un giocatore che io credo che già abbia gli occhi addosso dei grandi club, Felipe Anderson, grande giocatore. E un altro che a me mi fa impazzire è Keita della Lazio. Ricordiamo i tuoi contatti per lo spettacolo, dove ti trovano? Enzo Garramo sulla pagina Facebook, è pubblica, quindi mi potete trovare lì e trovare sempre le mie news. Perfetto, un saluto a tutti. Ciao, ciao. Grazie. Ok. Ciao. Grande. Ciao, anche. Partiamo da lui allora. Eccoci qui.